Sono 102 gli equipaggi che si sfideranno sabato all'undicesimo Tuscan Rewind, ultimo atto del CIR, del campionato italiano Rally Terre CIR Junior. Un numero record per la bella gara senese che sui mitici sterrati deciderà la sorte dei vari campionati tricolori. Partiamo dal CIR, 27 gli iscritti, da sottolineare l'assenza di Stefano Albertini e Alessandro Re. Sarà corsa a 3, lo dice anche la matematica. Il campione uscente Gian Domenico Basso proverà a bissare il titolo vinto nel 2019. A sfidarlo ci sarà ancora Andrea Crugnola e più staccato, ma matematicamente ancora in lizza, Marco Signor. A recitare il ruolo di outsider troviamo il finlandese Emil Lydholm. Da segnalare altri protagonisti come Scattolon, Oldrati, Profeta, Battistolli, Somaschini e Perosino. Nel CIR due ruote motrici Paolo Andreucci cercherà di calare il poker. In caso di successo il campione Garfagnino porterebbe a casa la coccarda tricolore riservata alle due ruote. Proveranno a rendergli la vita dura Daniele Campanaro, Davide Nicelli, Alessandro Casella e Fabio Farina. Al via tra i driver lucchesi anche Mattia Vita e Christopher Lucchesi. Atto finale anche per lo Junior C con Andrea Mazzocchi che ci arriva da leader. Chiudiamo con il campionato italiano Rally Terre, assente Paolo Andreucci, impegnato come detto nel due ruote motrici. La lotta per il titolo si riduce a 3 pretendenti: Simone Campedelli, grande favorito, Giacomo Costenaro e Marchito Bulasia. Nel ruolo di guastafeste Romagna, Molinaro, Battilani e Fanari. Tra le altre guest star iscritte, ma trasparenti per i campionati, il 9 volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli e il forte pilota francese Gibet Franceschi.